Grande progetto Porto di Salerno, pubblicata la gara, le parole testuali del governatore Caldoro sono state: scommettiamo su portualità. Cosenza ha sottolineato l'investimento di 32 milioni di euro e per Annunziata si tratta di un finanziamento strategico. È stato dunque pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara relativo alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale e consolidamento della banchina di Ponente e di testata del molo Trapezio del grande progetto logistica e porti sistema integrato portuale di Salerno. A comunicarlo è stato l'assessore Edoardo Cosenza, che ha la delega del presidente Caldoro al coordinamento strategico dei grandi progetti. L'importo complessivo dell'appalto, ha dichiarato l'esponente della giunta regionale, è di 32 milioni di euro e riguarda in particolare l'adeguamento funzionale e il consolidamento della banchina di ponente e di testata del molo Trapezio. L'avvio della gara è avvenuto, ha ricordato, a sole 2 settimane dal via libera da parte di Bruxelles e a 2 mesi dall'esito positivo della valutazione di impatto ambientale nazionale. Le opere dunque rappresentano un'importante azione per la messa in sicurezza del porto salernitano. Con questo bando salgono 467 milioni le opere di 8 diversi grandi progetti messi a gara negli ultimi 10 mesi. Con l'avvio della gara, ha detto il presidente dell'ente beneficiario, l'autorità portuale di Salerno, Andrea Annunziata, si parte con la prima parte del grande progetto. Entro l'estate pubblicheremo anche la seconda. Il finanziamento di questo grande progetto era strategico per il porto di Salerno e la sua definitiva modernizzazione. Dunque, il ringraziamento al presidente Caldoro, all'assessore Cosenza e a quanti della struttura si sono impegnati in questi mesi molto complessi. Auspico, ha dichiarato Andrea Annunziata, che con la nuova legge attualmente in discussione, la cosiddetta riforma in materia portuale, tutti gli aspetti organizzativi e autorizzativi vedano una sburocratizzazione. Proprio i tempi lunghi imposti dalla legislazione vigente hanno rischiato di mettere in discussione il finanziamento europeo del grande progetto. Andiamo avanti con determinazione, abbiamo scommesso sulla portualità e con i fatti dimostriamo che Salerno è centrale. La Campania ha una grande opportunità, dobbiamo lavorare con impegno insieme, ha dichiarato il presidente della regione Stefano Caldoro. Questo vuol dire che sto andando avanti anche io nell'età.